Grazie Tiziana, buongiorno a tutti. Il progetto è un progetto dell'Unione Comuni della Grigia Salentina. Quest'area è costituita da 12 comuni, circa 60.000 abitanti, in cui c'è questa caratteristica della minoranza linguistica. Noi abbiamo questo idioma, questa lingua, il greco, che ancora oggi si mantiene, si conserva, cerchiamo di conservarlo, di mantenerlo intatto anche attraverso l'insegnamento nelle scuole, e quindi una nostra... Leoni Cinemut, delegazione da Cipria, una città di Bregotari Floros. Ti falenderoj për këtë organizim dhe për pritjen. Të vlerësojmë këtë iniciativë në përmjet këtij projekti. Është një gjë mirë që ne na jepet mundësia që të njofim territore dhe të shkëmbejmë eksperienca. Për ne në përgjithësi Italia dhe populli italian janë shumë të dashur për gjithë çka kanë bërë për vendin tonë. Kështu që vlerësojmë këto pakicat greke dhe ne jemi shumë të interesuar që pikrisht përvojat pozitive në fushën e turizmit, agrokulturës, të kulinarisë e të tjera, ne të kemi mundësi që ti zhvillojmë midis qyteteve dhe vendeve tona. Ne jemi dy vende që lagemi nga njëjti det dhe jemi vende mesdetare dhe na bashkon jo vetëm deti, po na bashkon mbi të gjitha shpirti i tradicional, i popullit, historia, dhe me siguri do të na shërbej edhe ky qëndrim këto ditë këtu në zonën tuaj për të njohur më mirë Salentina, per njohur më mirë zhvillimet tuaja. Sicuramente ci servirà questa permanenza di questi giorni. Pasi ju keni një eksperiencë të madhe në fushën e turizmit, të agroturizmit, dhe me siguri do të përcjellim në portalet tona dhe në mediat tona këto zhvillime, për të cilat ndihmon edhe ky projekt që marrua edhe grupi i punës. Janë duke zhvilluar këtu te kjo. Io dico grazie a tutti perché noi che siamo in realtà la porta d'Oriente, cioè questo scambio deve essere oltre che di valori comuni. Grazie ancora. Posso? Sì. No, penso, volevo soltanto salutare anch'io, sì, visto che siamo... Possiamo andare? Perfetto. Buon pomeriggio. Aspetta, grazie. Aspetta, vedo il fondo. Sangue tu.
Sirta de Sicora, siamo a Sernatia, un paese della Grecia salentina, e siamo sul frantoio ipogeo dove si realizza ogni anno il presepe vivente. Quest'anno il presepe vede come tema e filo conduttore quello della partecipazione dei bambini, della comunità e delle famiglie, quindi abbiamo tutti i bimbi accompagnati da mamma e papà che ripropongono le scene essenziali del presepe e quindi della natività. Natale arriva ogni 25 dicembre, ma per noi arriva ogni giorno, perché appunto per noi la famiglia è uno degli elementi essenziali della nostra vita. Vi invitiamo a venire a visitare il nostro presepe e comunque vi invitiamo a visitarci in ogni giorno dell'anno. Le nostre porte sono sempre aperte per voi. Per domani ci la mangiamo questa roba. Principali con te. Grazie. Ok? Ok. No. Parola al sindaco. No, parola al sindaco. No. Dai, continua no, tu, no, 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 no. No, io li stavo entrando. Sono stati fatti da pittori anonimi, non si conoscono praticamente, anche se sono più umani. Quello è il mio, ovviamente, prima collega. Questa chiesetta è una chiesa, cioè il papato. Bianchi e i neri, quelli lì. Siamo in una forma mutata dall'ebraico e passata attraverso il greco, cioè la famiglia basca, appunto, scritto fase. E invece quest'altro palazzo, quello più, il palazzo basca più antico, è stato conservato dal museo. Ecco, qui a terra, come vedete, la pavimentazione segue una situazione particolare perché richiama appunto il e ancora allusioni alla virtù, diciamo. Prendere, perché comunque poi ognuno di noi cerca di lasciare la propria impronta. Di essere... laterale, molto più bella, più antica. E... lui ha uno segreto di chi è il
Kom maar toe, doe een kort kijkje.